È un'iniziativa nata 3 anni fa e penso sia una promozione del territorio, perché oltre a presentare fumetti, presentare giochi, presentare quant'altro, è veramente una promozione del territorio. Arriva ormai un po' da tutta Italia, soprattutto dal nord Italia, arriva gente per questa manifestazione. L'amministrazione in questo momento è un po' ingessata, per cui noi aiutiamo mettendo a disposizione lo stabile, quindi le scuole in collaborazione appunto con la scuola, e aiutiamo in questo senso pubblicizzando un attimino la cosa e non diamo sicuramente contributi economici, sono autosufficienti, per cui doppio complimenti, e anzi so che quello che ci sono dei resti alla fine di tutta la manifestazione lo investono presso le scuole materne, per cui un grazie doppiamente agli organizzatori. Speriamo che ci sia anche la quarta edizione allora. Senz'altro, io ero un po' dubbioso con la prima, ma ogni anno vedo che aumentano gli espositori, vedo che aumenta la presenza di gente sul territorio, per cui ci sarà sicuramente una quarta edizione e anche quelle successive. Ecco, quindi noi come amministrazione, anche se io non sarò più sindaco per il prossimo anno, per cui appoggeremo sempre e faremo appoggiare queste iniziative che portano soprattutto visitatori al territorio. L'idea è nata fondamentalmente da Maurizio, perché Maurizio ha visto l'anno scorso, nell'edizione dell'anno scorso, ha visto i miei lavori, ha visto il mio book e si è innamorato dei miei acquerelli, diciamo, no? E quindi mi ha chiesto, ti andrebbe di fare la copertina per il prossimo anno? In realtà aggiungo anche che la copertina mia sarebbe dovuta essere per l'anno 2019, quindi per la quarta edizione. Però ci sono stati problemi con l'artista precedente, quindi all'ultimo minuto mi ha detto: ascolta, bisogna farla, ci sei disponibile? E io ho detto: va bene, facciamola. All'inizio avevo un'idea, l'ho realizzata, però insieme abbiamo visto che l'idea non era delle migliori effettivamente, perché immessa poi nel manifesto con il font e tutto quanto non rendeva così bene. Così abbiamo deciso di realizzare appunto una cosa tutta quanta nuova dedicata solamente al Soligo Comics e quindi qui in esclusiva. E ho quindi creato un'illustrazione prendendo anche i colori principali del logo della fiera, e quindi il verde principalmente e qualche sfumatura rosata. E ho scelto un personaggio che a me piace molto, che è diventato famoso grazie appunto al film di Thor, quindi Ela, che si sposa appunto benissimo perché il verde è il suo colore principale, e poi appunto ho dato un po' più di vita con dell'acquerello di fondo.